Sono venuto a Bettona nell'ottobre del 2014, in cerca di un'immagine che riproduceva un'opera d'arte famosa che sta qui nella città di Bettona. Mi sono ovviamente informato. Bettona è una cittadina antichissima, etrusca, e pensiamo quanto sia importante il suo perimetro perché è ancora dentro alle mura etrusche, che sono in gran parte conservate. Questa cittadina fiorente, ricca, piena di chiese, è affacciata sulla valle del Tevere ed è l'unico paese, come ormai tutti sanno, che sta dall'altra parte del Tevere. Tutto il resto che gli Etruschi hanno costruito è invece all'altro lato della riva. È l'unica dunque etrusca da questa parte, dalla parte di Assisi, che si vede da questa terrazza. Lavorando sulle immagini delle Natività, mi ero imbattuto sulla copertina del catalogo della Pinacoteca di Bettona e sulla copertina c'era proprio l'immagine del Donodoni. E siccome era un'immagine per me rara, in quanto al centro c'è una figura enigmatica, quanto presente, invadente, che è una levatrice, ma incredula nello studio che sto fatto io di questa leggenda apocrifa dove una donna non credette alla verginità di Maria e le si invalidarono le mani, quando la vidi lì memorizzai Bettona. È il capolavoro probabilmente di Donodoni e siamo nel 1543, dove al centro del quadro c'è sì il figlio di Dio, Gesù bambino appena nato, ma c'è anche la madre, ma c'è specialmente la figura che l'ha aiutato a nascere. Si chiama levatrice. Perché incredula? Perché il gesto che voi vedete di queste mani stanche che si abbassano verso la terra e sollevano un piccolissimo e leggero impalpabile velo è proprio il gesto di una donna che prima ebbe il dubbio e poi credette. Quale dubbio? Quello della verginità della Madonna. È al centro del quadro perché considero che Bettona, per darle questa importanza nella pala del santo patrono San Crispolto, abbia voluto sottolineare l'importanza delle figure delle levatrici, che erano gli unici medici al femminile, le uniche dottoresse che le donne potevano permettersi, specialmente nel momento del parto. Perché sono arrivato ad attribuirlo al Greco? Perché quando mi sono trovato a Bettona a presentare quel libro sulla levatrice incredula in questa aula, lui se ne stava lì a fianco ed è stato un tormento visivo, in quanto chi conosce la pittura italiana di El Greco riconosce una pennellata singolarissima, che è una firma. La figura che mi attrae è quel piccolo cherubino che sta sopra San Luca, perché ha proprio un tocco, una pennellata riconoscibile, per esempio, nel famoso Altarolo di Modena, che è l'opera indiscussa del periodo italiano del Greco. Da quello è stato facile arrivare su tutti i pannellini dipinti. E guardando poi la didascalia e cercando la conferma di quanto avevo pensato, stava scritto tutt'altra cosa. Anonimo del XVII secolo, dunque del 600. In catalogo era dato a Caracci e forse anche al Pomarancio. Tutto un altro mondo, un'altra storia. Non avevano inteso la qualità di questa pittura strepitosa. Rappresenta Cristo al centro, nella portella, dove c'era la chiave e dove si apriva, all'interno c'era l'Eucaristia, un Cristo risorto con questa anatomia estremamente curata e deformata come era proprio nel gusto di El Greco, con un paesaggio bellissimo sotto che ricorda Michelangelo addirittura. Qui siamo intorno al 1570, tutto è dipinto con questo segno fluido,
insistito sulle parti anatomiche, con una pittura fatta quasi a pagliuzze di colore sovrapposte. L'ingrandimento di queste teste sono davvero dei miracoli di pittura, calcolando che siamo nel 500 e calcolando che nessuno farà più questo genere se non lui. Quando ingrandirà queste piccole figure in grandissime pale d'altare, i famosi retabli che stanno a Toledo. Dunque, Bettona conserva una rara opera che probabilmente, e quasi senz'altro a nostro avviso, è stata commissionata da Vincenzo Anastagi, che era cavaliere di Malta, al quale lui fece un ritratto, che ancora esiste, e che aveva a Bettona una commenda alla chiesa di San Giovanni. È stato restaurato e restituito al pubblico l'autoritratto dello scultore Antonio Canova, ritrovato nei magazzini del comune di Bettona nel 2016. Ora diventerà una delle maggiori attrazioni della città. Ce ne parla Federica Riva. Un Canova ritrovato, restaurato e ora esposto al Museo della Città di Bettona. Si tratta di un autoritratto realizzato nel 1812, quando il maestro del neoclassicismo aveva 55 anni e ritrovato nel Borgo Umbro nei depositi comunali nel 2016. Realizzato in gesso marmorizzato, era spezzato alla base del collo. Ora un intervento di restauro gli ha ridato l'antica forma. E questo è il busto in gesso di Antonio Canova, un autoritratto firmato e datato 1812. L'ho scoperto dietro una porta dei magazzini comunali, purtroppo rotto in due parti e dimenticato. È un capolavoro, perché Canova ne fece parecchi che regalava ai suoi clienti. È una storia straordinaria, sia il ritorno al museo che il suo restauro, ma questa è un'altra storia di quelle di Bettona che racconteremo in seguito. Siamo davanti alla piccola ma importante chiesa di San Giovanni dei Cavalieri di Malta. Vincenzo Anastagi, cavaliere di Malta, che aveva a Bettona la commenda, si fece fare il ritratto dal Greco e probabilmente il tabernacolo di Bettona era dentro questa chiesa, sempre della medesima commissione dell'Anastagi. E all'esterno rappresenta questo affresco, che probabilmente potrebbe essere anche dell'unico allievo che ebbe il Greco, che era un senese e che dipinse a Siena e anche altrove delle cose ispirate al suo stile. Qui rappresenta il giovane Battista con l'agnello, alla fonte, con la croce, con la scritta, con lo stemma di uno dei cavalieri di Malta, probabilmente successivo all'affresco che sta all'esterno. È stato salvato e restaurato dal Comitato al Greco nel 2018 con una sovvenzione, diciamo, reciproca. Il pittore, io penso, possa essere Lattanzio Bonastri, un senese, l'unico allievo documentato di El Greco. Credo che queste piccole aggiunte agli studi locali siano molto importanti, perché intanto salvano la storia delle opere materiali che stanno a Bettona e aprono mentalmente nuovi spazi di ricerca.